raccontano la religiosità, che cos'è la religiosità, gli uomini di Dio, in che modo si può raccontare la religiosità, raccontano il perdono, che cosa vuol dire perdonare, la capacità di perdonare, raccontano la ricerca della felicità in posti a noi lontanissimi, stati che noi conosciamo quasi per niente e che ci sembrano soltanto, come dire, delle sigle. Che cosa vuol dire ricercare la felicità oggi per una donna sfregiata dall'acido, per esempio? Come può recuperare una dignità della sua vita e una felicità della sua vita? Noi abbiamo deciso di raccontare attraverso dei film delle storie in cui il perdono era centrale. Sono quattro film molto diversi tra di loro, anzi senza nessuna relazione tra di loro, di quattro giovani registi indipendenti che racconteranno storie di persone appunto nelle periferie dell'esistenza di cui parlava Francesco, che hanno al centro la possibilità di ricominciare perdonando. Perché il cinema? Perché secondo me il futuro del racconto della complessità del reale, cioè il futuro del racconto per immagini delle storie umane, è più in televisione che al cinema. Gli stessi valori, gli stessi concetti che già presentiamo nella televisione, nei nostri talk, ma attraverso un altro modo diverso che è il documentario, che è più ampio, più pieno, ma sempre attraverso registi giovani, talentuosi, per poterli lanciare, ma poter anche competere.